Signor Irene, come nasce, perché nasce questo gruppo? Allora, il gruppo di preghiera il gruppo nasce l'8 maggio 2016 ed è nominato gruppo di preghiera dell'Immacolata. Siamo 7 componenti del gruppo, tutte sorelle, che abbiamo un unico obiettivo, quello di evangelizzare ed portare avanti la nostra missione, cioè verso gli ultimi, le persone più svantaggiate. Quindi questo è il nostro obiettivo principale. Con noi c'è, diciamo, noi siamo affiancati da Padre Santo Donato, il nostro padre spirituale, che diciamo che lui si trova al Duomo ed fa la sua confessione ogni giorno presso il Duomo. Okay. Come siete organizzati dal punto di vista del vostro gruppo? Ecco, che tipo di attività svolgete e in che territorio? Allora, siamo organizzati che due volte al mese, il giovedì, il primo e il terzo giovedì del mese, facciamo catechesi e adorazione. Dove? Qui presso la chiesa di Sant'Anna. Infatti voglio ringraziare Monsignor Antonio Morabito, che è qui presente, perché ci ha dato la disponibilità della chiesa. Voglio ringraziare Padre Pasquale Triulcio, perché lui è la nostra guida. Quindi fa lui sia le catechesi che l'adorazione. Inoltre facciamo vari ritiri spirituali in vari punti della Calabria. Stiamo muovendo ora proprio in questo momento i primi passi, quindi la nostra speranza è che cresciamo sempre di più insieme alle altre sorelle. Questo è il nostro obiettivo, cercare di evangelizzare e portare una parola di conforto alle persone che a volte sono più di una persona e da sola. Quanti siete come gruppo iniziale? Allora, quale territorio operate? In quale quartiere della città? Allora, come gruppo, allora, i componenti iniziali siamo stati 7, poi ora siamo più di 100 iscritti all'associazione. Operiamo qui a Sant'Anna principalmente, poi a Bagnara come punto di riferimento, ed il nostro obiettivo è fare dei focolai in tutta la Calabria, come la cittadella noi facciamo parte della cittadella dell'Immacolata, come la cittadella di Pavarati, che ha fatto parecchi focolai in tutta Italia. Quindi non vediamo cosa succederà, siamo all'inizio, quindi speriamo nella Madonnina. Ecco, il prossimo obiettivo? Allora, i prossimi obiettivi sono, a parte il pellegrinaggio, presso Siracusa, la Madonna delle Lacrime, Lourdes, faremo sicuramente un musical organizzato qui con il nostro carissimo amico Peppe Putino, che ci ha offerto gratuitamente, perché noi viviamo con persone che offrono gratuitamente la loro disponibilità. Ci sarà un musical e in più ci saranno sicuramente delle iniziative a Pasqua per gli ultimi. Volevo appunto dire che nel periodo di Natale le mie sorelline sono andate presso Piazza San Giorgio a dare dei pasti alle persone abbandonate, a 20 vagabondi, quindi sia Giusi, Minella che Tina. Io non c'ero perché sono stata impossibilitata, però bisogna dare la lode alle persone giuste. Poi abbiamo fatto le bancarelle, e tante persone hanno dato l'offerta gratuitamente. L'obiettivo era anche principale, quando è nato il gruppo, era quello di costruire, di aiutare Padre Santo Donato a fare l'hospice presso la cittadella dell'Immacolata, quindi a accogliere le persone ammalate di tumore, proprio perché ognuno di noi ha avuto un familiare che è morto in casa per questa malattia. Quindi speriamo di crescere sempre di più insieme, sempre uniti nella preghiera.